Servite Dio nell'allegrezza, cantate tutti grande il Signore. Terra tutta la gloria a Dio, canta il tuo Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Anna si alzò, dopo aver mangiato e bevuto a Silo. In quel momento il sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio, davanti a uno stipite del Tempio del Signore. Ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore, piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: «Signore degli eserciti, se vorrei considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non passerà sul suo capo». Mentre ella prolungava la preghiera davanti al Signore, Eli stava osservando la sua bocca. Anna pregava in cuor suo e si muovevano soltanto le labbra, ma la voce non si udiva. Perciò Eli la ritenne ubriaca. Le disse Eli: «Fino a quando rimarrai ubriaca? Smaltisci il tuo vino». Anna rispose: «No, mio signore, io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore. Non considerare la tua schiava una donna perversa, poiché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore e della mia angoscia». Allora Eli le rispose: «Vai in pace e il Dio di Israele ti conceda quello che gli hai chiesto». Ella replicò: «Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi». Poi la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo volto non fu più come prima. Il mattino dopo si alzarono e, dopo essersi prostrati davanti al Signore, tornarono a casa a Rama. Elcana si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Così, al finir dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché, diceva, al Signore l'ho chiesto. Parola di Dio.
E rendiamo grazie a Dio. Cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio, si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io giuisco per la tua salvezza. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo, un insegnamento nuovo dato con autorità? Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono.
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia. Carissimi, nelle letture di oggi potremmo dire emerge il grido disperato dell'umanità, quel grido che a volte diventa anche incontenibile, incontrollabile, come quello che, a cui assistiamo nella pagina del Vangelo, di questo uomo indemoniato che grida forte nel contesto della preghiera nella sinagoga di Cafarnao, dove si trovava Gesù che insegnava. Parlava del Padre e il dolore della sofferenza umana che a volte diventa davvero disperazione. E nella prima lettura invece ascoltiamo e vediamo e assistiamo anche al grande esempio di come questo grido di disperazione, di dolore si trasforma invece in fiducia, in affidamento. È il grido di una donna che sa di avere su di sé questa vergogna così grande di non essere stata madre, di non aver potuto dare alla luce un figlio, perché nella cultura ebraica, nel popolo di Israele era molto forte questa credenza che la donna quando non aveva dei figli vuol dire che era posseduta da una sorta di spirito maligno, era coperta di vergogna. Quando una famiglia, una coppia non aveva un figlio, la colpa era sempre della donna, perché la sterilità risiedeva nel grembo della donna. E Anna sentiva fortemente, ecco dentro di sé, questo peso e trova il luogo in cui sfogare il suo dolore, tanto che il suo dolore era così grande e il suo modo di pregare era così forte, intenso. Si dice che, la scrittura dice che lei muovesse solo le labbra, tanto che il sacerdote la riteneva ubriaca. È molto bello e molto forte anche il modo con il quale Anna dà mostra, ecco, di essere una donna saggia, una donna che ha ritrovato il suo equilibrio perché ha trovato il luogo dove sfogare, ecco. La scrittura dice piangeva dirottamente. È il luogo dove, nel quale lei, ecco, riversa in modo, possiamo dire, fiducioso tutto il suo dolore e il cuore di Dio. Sono molto belle le parole con le quali Anna spiega il suo dolore a Eli. Dice così: no, mio Signore, io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore. Non considerare la tua schiava una donna perversa, poiché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore e della mia angoscia. Potremmo dire, ecco, paragonando il dolore, l'angoscia di Anna con il dolore e l'angoscia di questo uomo indemoniato. L'uno posseduto da questo dolore sino al punto da perdere il senno, l'altra invece trova il modo sul quale riversare questo dolore, ed è il cuore di Dio. Ecco, vorremmo davvero fare questo noi oggi. Potremmo rischiare di impazzire dal dolore e perdere il senno, un po' come fa questo indemoniato. Invece la preghiera di Anna diventa uno sfogo e diventa un affidamento, ed è quello che vogliamo fare noi oggi. Vogliamo affidare questo dolore, vogliamo incanalare questo dolore, sapendo che questo dolore ha una sua strada, ha un suo percorso di salvezza, e porterà questa fiducia nei confronti di Anna a vedere il suo grembo rifiorire e generare una vita.
anche il nostro dolore, ecco, può permettere a ciascuno di noi di generare una vita, di generare una speranza. E lo vogliamo fare oggi davvero con la stessa fiducia e la stessa fede che ha Anna. Invochiamo ora l'intervento del Padre Buono, perché per i meriti di Cristo, figlio della sua predilezione, ci guidi allo splendore della verità e alla pienezza della giustizia. Diciamo insieme, donaci grazia, Signore. Donaci grazia, Signore, perché gli sposi sappiano riconoscere la bellezza e la preziosità di diventare padri e madri, preghiamo. Donaci grazia, Signore, perché la società civile e religiosa, attraverso una nuova mentalità e adeguate istruzioni, renda possibile una vera paternità responsabile. Preghiamo. Donaci grazia, Signore, perché tutti gli uomini riconoscono in Cristo il Maestro unico e sommo e accettino il suo Vangelo come codice supremo di vita. Preghiamo. Donaci grazia, Signore, perché quanto siamo raggiunti dalla tentazione del maligno, sappiamo convidare e ricorrere a Cristo che lo ha vinto. Preghiamo. Donaci grazia, Signore. Tutti i nostri defunti che sono vissuti nella fede nel Signore risorto siano presti uniti a Lui nella gloria. Preghiamo. Donaci grazia, Signore. Preghiamo anche per tutti quei giovani che sentono, ecco, nel loro cuore il desiderio di donare la loro vita al Signore, perché il travaglio, il dolore non li porti alla disperazione, ma come Anna li porti a confidare, ad affidare il loro progetto al Signore, perché trovi una strada di realizzazione. Preghiamo. Donaci grazia, Signore. O Salvatore Divino, l'uomo di Cafarnao ti ha incontrato una sola volta nella sinagoga e gli bastò per venire guarito. Noi ti incontriamo frequentemente al tuo altare e alla tua mensa. Concedici di far tesoro dell'abbondanza della tua grazia, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro canto sale a te, leviamo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta che ti presentiamo, esaudisci la nostra fiduciosa preghiera e santifica tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, il tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, Egli stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Padre è veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Padre Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Anna e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Immacolata e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con Francesco, Chiara, Padre Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il dolore se riversato e affidato al Signore diventa fonte, ecco, di generatività, ma se rimane chiuso in noi rischia di farci impazzire. Allora affidiamo davvero attraverso le parole del Padre nostro tutto il nostro dolore, ma anche tutta la nostra preghiera, la nostra fiducia al Padre, sicuri che solo in Lui troveremo, ecco, risposta a tutte le nostre domande. E lo facciamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Doniamoci un gesto di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre,
io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Signore Gesù, rendici sempre decisi con noi stessi e con il mondo che ci circonda. Se ci fosse da scegliere tra l'essere consapevolmente affranti e inconsciamente schiavi, donaci il coraggio di scegliere sempre la libertà. Nulla ci tenga così prigionieri da opporre resistenza alle vie della vita, e persino il dolore più lancinante, a motivo delle nostre sterilità, non ceda mai al rammarico che paralizza. Preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai nutriti alla tua mensa, donaci di esprimere in un fedele servizio la forza rinnovatrice di questi santi misteri, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. Buona e santa giornata a tutti.